Valar Morghulis, benvenuti al 17° episodio di Team Foil is Coming, io sono Saria, la vostra host. Oggi andiamo a parlare di uno dei miei personaggi preferiti in assoluto, Brynden Rivers, e probabilmente uno dei più complicati da analizzare, in bene o in male che sia. Ed è impossibile parlare anche in via generale di tutte le teorie che lo riguardano, che sono infinite. Cercherò quindi di fare del mio meglio, ma in questo video in particolare sono curiosa di sapere le vostre idee su questo personaggio e quali teorie avete letto su di lui che vi piacciono particolarmente, o, perché no, che non vi piacciono. Faccio già questo disclaimer. In questo video specifico parleremo di teorie che vedono Bloodraven contro gli estranei e non il loro collaboratore, ma sarebbe bello esaminare anche l'altra faccia della medaglia in futuro, quindi se volete questa cosa non esitate a chiederla. Prima di cominciare è bene fare le solite premesse. La prima è uno spoiler warning, parlerò di tutto quello che riguarda Song of Ice and Fire, la saga principale e le antologie raccolte. Seconda premessa, c'è gente più esperta e preparata di me, e come suggerisce il nome della rubrica, è bene tener presente quando parlo di teorie e speculazioni che bisogna prenderle con le pinze. Ciò che dico non rispecchia necessariamente ciò che penso, nel senso che il mio esporre determinate teorie automaticamente non significa che ci credo, semplicemente che mi piacciono o che vale la pena che siano dette. Cercherò di essere sempre il più oggettiva possibile, anche se ogni tanto la mia opinione salterà fuori. Terza e ultima, le traduzioni saranno mie dall'inglese. Da una parte perché non ho mai letto libri in italiano, mia enorme mancanza, lo ammetto, ma molti fanno notare alcuni errori grossolani nella traduzione dei libri. Di conseguenza preferisco così. Non sarà sempre bellissima perché non sono una traduttrice, ma proveremo a farla funzionare comunque. Quindi, come ormai è noto, Aegon IV ha avuto numerosi amanti nel corso della sua vita, e da loro, neanche a dirlo, numerosi figli, tutti legittimati nel 184 dopo la conquista, sul suo letto di morte. Quelli avuti da nobildonne di Westeros e non vengono chiamati Great Bastards, grandi bastardi. Al momento ne conosciamo 6, per quanto siano molti a scommettere che non siano tutti, provando anche a fare una lista più completa. Ebbene, al momento però soffermarci su quelli che abbiamo. Queste sono speculazioni per altri video. In ordine di nascita, quindi, Daemon Waters, poi Daemon Blackfyre, avuto da sua cugina Daenerys Targaryen, Aegon Rivers, Bittersteel, avuto da Barba Bracken, Mia Rivers, prima figlia da Melissa Blackwood, Gwenys Rivers, seconda figlia da Melissa Blackwood, Brynden Rivers, Bloodraven, terzo e ultimo figlio da Melissa Blackwood, Shira Sister, avuta da Serena Edilis. Brynden Rivers nasce nel 175 dopo la conquista, terzo e ultimo figlio di Aegon IV e Melissa Blackwood, chiamata anche Missy. Bella, alta e slanciata, modesta e con un grande cuore, cattura le attenzioni del re nel 172, rimpiazzando Barba Bracken, cacciata dalla corte dopo lo scandalo che ha visto protagonista lei e il padre, primo cavaliere, in quello stesso anno. Melissa regnò, se così si può dire, sulla corte di King's Landing per ben 5 anni, e la sua natura le fece guadagnare persino l'amicizia della regina Nerys e di Aemon, il cavaliere del drago, fratello del re. Sviluppa anche un ottimo rapporto con il figlio maggiore ed erede di Aegon, il principe Daeron. A corte è amata e rispettata, acquistando influenza tale che anche dopo aver perso l'interesse da parte del re, la cosa ha permesso ai suoi figli, specie Brynden, di crescere e mantenere forti relazioni con la corte e i suoi membri. Nel 2005 George R. R. Martin lo descrive in questo modo. Brynden è un albino, con la pelle bianca latte e capelli bianchi, portati lunghi. Il suo occhio è rosso, quello che ancora, il destro. Nella battaglia del Redgrass Field, il suo occhio sinistro è stato cavato da Bittersteel, quando hanno duellato. A volte indossa una benda, ma preferisce mettere in mostra la sua cicatrice e l'orbita vuota. Sul lato destro del suo viso, sulla sua gola e estendendosi sulla guancia, ha una voglia rosso vino dalla quale prende il suo nome. Viene detto che la voglia somigli in qualche modo a un corvo disegnato nel sangue. Tuttavia, la somiglianza non è affatto esatta. Dunk pensa che la voglia sia solo una macchia. È più un suggerimento di una forma di corvo, come una macchia d'inchiostro di Rorschach. La sua voglia gli dà appunto il suo soprannome, Bloodraven. Meno alto e muscoloso dei fratelli Daemon ed Aegor, ma comunque poco più basso di 1,82 m, è considerato più astuto di loro.
È magro e scarno, con tratti vagamente sinistri e taglienti. C'è chi lo vede come un corpo vivente, dovuto anche al pallore della sua pelle, decisamente sensibile alla luce, tanto dal farlo spesso andare in giro incappucciato. I colori dei suoi vestiti sono da George definiti Scarlet and Smoke, un grigio scuro con rifinature nere e un rosso scarlatto. Effettivamente, quando lo incontriamo nel Cavaliere Misterioso, la terza novella di Duncan Egg, Brinten indossa una tunica scarlatta, stivali neri e un mantello grigio. Brinten ha anche uno stendardo personalizzato, il drago Targaryen con una testa sola, bianco con gli occhi rossi, su sfondo nero. La cosa è interessante, tenetela a mente. L'essere meno muscoloso dei fratelli non gli impedisce certo di distinguersi. È un bravo spadaccino, tanto che gli viene data, anche se non sappiamo bene quando e da chi, la spada Dark Sister. La sua arma preferita, però, rimane il suo arco e frecce di Albero Diga. Bloodraven è, infatti, un fenomenale arciere. Appunto, l'influenza della madre fa in modo che cresca e mantenga una buona posizione e influenza alla corte di King's Landing. Non sembra avere brutti rapporti con i fratelli, a parte uno, Aegor. Fra i due c'è infatti una grande inimicizia, da una parte perché le loro madri sono rispettivamente una Bracken e una Blackwood, cui famiglie sono in forte rivalità fra loro fin dall'alba dei tempi. Dall'altra perché Melissa ha rimpiazzato Barba, la madre di Aegor. L'amore che entrambi provano per la loro sorella, Shaera, diventa ennesimo punto di rivalità. Ad un certo punto lei e Brinden diventano amanti, e lui sarà per tutta la vita il suo più grande ammiratore, proponendole numerose volte il matrimonio, sempre rifiutato. Allo scoppio della prima ribellione Blackfyre, nel 196 dopo la conquista, Brinden ha già la sua guardia personale, i Ravensteath, un gruppo di formidabili arcieri. Rimane fedele al Drago Rosso, suo fratello Daemon II, al posto che andare fra le file del Drago Nero, suo fratello Daemon Blackfyre. La battaglia decisiva è quella del Redgrass Field, dove lui e i Ravensteath guadagnano la Weeping Ridge, e da lì cominciano a piovere frecce sul Drago Nero e sui supporters. Daemon muore, così come i suoi figli maggiori, i gemelli Aemon ed Aegon. Aegon Rivers, il più grande supporter del Drago Nero, riesce a guidare un ultimo attacco, e fra lui e Brinden c'è un duello dove, appunto, Aegon riesce a cavargli un occhio. E qui cominciano le voci. Sono molti infatti a ripetere, anche senza essere necessariamente sostenitori dei Blackfyre, che Bloodraven non sia esattamente un normale essere umano. Alcuni sostenevano che il primo cavaliere fosse uno studente delle arti oscure che poteva cambiare il suo volto, indossare le sembianze di un cane con un occhio solo, persino trasformarsi in una nebbia. Branchi di scarni lupi grigi cacciavano i suoi nemici, dicevano, e i corvi spiavano per lui e gli sussurravano segreti all'orecchio. La cosa si diffonde in modo tale da creare un indovinello. «Quanti occhi possiede Lord Bloodraven?» diceva l'indovinello. «1000 occhi e uno». Ed è anche stata scritta una canzone su di lui, intitolata, appunto, «1000 occhi e uno». L'approccio di Bloodraven verso i ribelli è decisamente duro, contro quello del nipote Baelor Targaryen. Zio Baelor diceva che la clemenza è la cosa migliore quando si ha a che fare con un nemico onorevole. Se un uomo sconfitto crede che verrà perdonato, può deporre la spada e inginocchiarsi. Altrimenti combatterà fino alla morte e ucciderà più uomini leali e innocenti. Ma Lord Bloodraven diceva che quando perdoni i ribelli, pianti solo il seme della prossima ribellione. Egg li ha sentiti discutere sulla cosa ai concili ristretti, essendo stato un paggio a corte per un periodo, servendo appunto anche in quelle occasioni. Sente diverse opinioni, molto polarizzanti, suo padre poi è decisamente più duro dello zio, ma rimane comunque dubbioso su quale sia l'approccio giusto. Bloodraven però ha le idee chiare e dedica gran parte del suo tempo a osservare ed evitare che da est emerga nuovamente la minaccia del Drago Nero, e se emerge, beh, di essere sempre preparato a schiacciarla. Il che fa sì che venga amato ancora meno Westeros, venendo accusato non poche volte di non curarsi dei problemi del regno e, anzi, esserne direttamente la causa, essendo appunto uno stregone. Nel 209 dopo la conquista, Bloodraven diventa primo cavaliere e maestro dei sussurri di Rhaerys I, suo nipote, posizione che manterrà anche durante il regno del re successivo, Maekar. Il suo primo test è immediato, infatti assume la posizione durante la grande epidemia di primavera,
che miete numerose vittime, fra cui, appunto, il re e i suoi nipoti, Valar e Mataris, figli del suo erede morto nello stesso anno ad Ashford. L'epidemia è tale che i morti cominciano a essere impilati ai margini delle strade. La cosa lo porta a ordinare quindi alla Gilda dei Piromanzi di radunarli tutti nel Dragon Pit e bruciarli con l'alto fuoco. Di notte il verde delle fiamme delle pire si può vedere in ogni punto della città. Intorno allo stesso periodo comincia una grande siccità, il che causa numerosi a lasciare le proprie terre in modo da cercare luoghi dove la pioggia cada ancora. Bloodraven ordina di tornare ognuno alle proprie terre, ma sono pochi quelli che effettivamente ubbidiscono. Sono tanti, infatti, che lo accusano di essere la causa di questo male. Non solo è stregone, infatti, il Lord è anche maledetto. Ha causato la morte di suo fratello e i suoi figli, il che lo rende un Kingslayer, e nessun uomo è più maledetto di un Kingslayer. Molte di queste persone cominciano a diventare briganti, tanto che nella seconda e terza novella di Duncan Egg viene detto che ai tempi di Daeron II le strade erano sicure, ma sotto il regno di Bloodraven, Aerys viene infatti definito un pupazzetto nelle sue mani, cosa non necessariamente vera ma ne parleremo in altre sede, non più. Inoltre, se con Daeron si poteva effettivamente parlare liberamente, con Bloodraven non più. Numerose sono infatti le dicerie secondo cui lui e Shira Sister, anche lei dedita alle arti magiche, usino la magia per scoprire numerosi segreti. Alcuni lo definiscono anche incapace di essere imparziale. Basta pensare all'opinione di Septon Sefton sulla guerra in procinto di scatenarsi fra il 211 e il 212 dopo la conquista fra Blackwood e Bracken. Bloodraven, come rappresentante della corona, dovrebbe mediare, ma appunto, essendo metà Blackwood, secondo il Septon interverrà solo per tenere a bada Otto Bracken, il nuovo lord, a favore della sua famiglia. Un'altra difficoltà del periodo è rappresentata dalle razzie di Dagon Greyjoy, che stanno devastando il Nord e le Westerlands, il che porta Lord Baron Stark a radunare spade per sconfiggere il Kraken una volta per tutte. Anche qui Brynden è accusato di avere lo sguardo fisso a est, a Tirosh, senza preoccuparsi dei problemi del regno. Non si sa bene quale sia stato il suo intervento, se c'è stato, sull'ennesima disputa a Bracken Blackwood, ma si sa che eventualmente i Targaryen sono intervenuti contro Dagon, cosa che ci viene detta da Victarion Greyjoy. Come primo cavaliere si presenta White Wolves sedando la seconda ribellione Blackfyre con 300 Ravenstiff, 500 cavalieri, 3 membri della Guardia Reale e un esercito di 5.000 dalle terre della Corona e dei Fiumi. Opta per non condannare Daemon II a morte, ma tenerlo prigioniero, in modo da impedire ad Aegor di incoronare il prossimo pretendente, Aegon. La cosa avviene comunque anni dopo, nel 219 dopo la conquista. Deduzione vuole che quindi Daemon muoia entro quella data, per quanto molto giovane, con la terza ribellione Blackfyre che vede anche il secondo duello fra lui e Bittersteel, e che finisce con la cattura di quest'ultimo. E qui Bloodraven le prova tutte per farlo condannare a morte, ma Aerys I decide di mandarlo alla barriera. La nave per Eastwatch viene intercettata, ed Aegor scappa nuovamente ad Essos. Brynden continua a servire come primo cavaliere anche nel regno di Maekar, il nipote con cui va meno d'accordo, ed è lui che nel 233, a seguito della morte del re nella Peak Uprising, organizza il Great Council, in quanto la successione è decisamente dubbia, e se ne deve venire a capo. Qui sembra commettere un errore, infatti concede a Daenerys Blackfyre di giungere a Westeros e difendere il suo claim al trono di spade, sotto uno stendardo di pace. Ma appena arrivato lo fa catturare e uccidere. La cosa, neanche a dirlo, suscita scandalo, e una volta che Egg viene incoronato re, come Aegon V, la prima cosa che fa è proprio farlo arrestare. Brynden dice di aver sacrificato il suo onore per il bene del regno, ma il re non ne vuole sapere. Alla fine, però, a Bloodraven viene comunque concesso di prendere il nero, e viene scortato alla barriera da Dank stesso, accompagnato da 200 Ravenstiff, che prendono il nero con lui, e Master Aemon, il fratello del re. Nei Guardiani della Notte, Brynden ha una brillante carriera, venendo eletto Lord Comandante nel 239, posizione che occuperà fino al 252, quando scompare misteriosamente oltre la barriera. Deduzione vuole, considerando quanto tempo è passato, che è proprio lì che ha trovato la morte. Ma così non è.
perché effettivamente le voci su Bloodraven sono almeno in parte vere. Non è un uomo qualunque, è un Greensir, ed è proprio lui il corvo con tre occhi nei sogni di Bran. E finalmente lo incontriamo in A Dance with Dragons. L'ultimo Greensir, lo chiamavano i cantori, ma nei sogni di Bran era sempre il corvo con tre occhi. Quando Miraerid aveva chiesto il suo vero nome, lui aveva emesso un orribile suono che avrebbe potuto essere una risatina. Ebbi numerosi nomi quando ero giovane, ma anche io ho avuto una madre, e il nome che mi diede al suo seno fu Brynden. Resiste. Permane. Per qualcuno. La maggior parte di lui è andata nell'albero, spiegò il cantore che Mira aveva chiamato Leaf. Ha vissuto oltre i suoi anni mortali, eppure permane. Per noi, per te, per il regno degli uomini. Rimane solo poca forza nella sua carne. Ha mille occhi e uno, ma c'è così tanto da vedere. Un giorno lo saprai. Un giorno Bran saprà, e noi lettori al momento possiamo solo immaginare l'estensione dei suoi poteri. Perché è questo che Bloodraven sta facendo, in fondo. Sta aiutando Bran, lo sta preparando. Deve succedergli. Analizzare la figura di Bloodraven è incredibilmente complicato, come già accennato a inizio video. In questa sede ci proviamo, provando a parlare della sua ispirazione letteraria e come George R.R. Martin può aver creato un personaggio di questo calibro, passando poi per il suo rapporto con alcuni personaggi fondamentali per il futuro di A Song of Ice and Fire e quello che sembra essere il suo fine ultimo. C'è chi lo vede come un eroe, chi come il peggiore dei cattivi. Io penso che a conti fatti lo identificherei come un antieroe, e no, non è necessariamente il modo giusto di classificarlo, me ne rendo conto. Penso sia normale che un personaggio del genere sia così polarizzante, e probabilmente questo era lo scopo nel crearlo, e proprio il bello di leggere così tante teorie su di lui. Come detto sempre inizio video, per questo episodio mi focalizzerò sull'idea che stia aiutando gli uomini contro gli estranei, e non il contrario, ma di nuovo sarebbe bello esaminare l'altra faccia della medaglia. Cominciamo quindi. Sono tanti a pensare, e per questo ringrazio particolarmente il nostro patron Davide, con cui ne ho parlato, che fra le varie ispirazioni di George R.R. Martin ci sia anche la saga di Elric di Melny Boné, un ciclo di diversi racconti scritti da Michael Moorcock. Il suo protagonista è Elric, appunto, deliberatamente scritto per sovvertire i cliché del Sword and Sorcery. Qui per molti risiede una delle ispirazioni dell'antica Valyria, e nel suo protagonista, questo antieroe con una moralità che non si allinea necessariamente con quella del suo popolo, ispirazione per Bloodraven. Chiamato anche l'imperatore albino, Elric viene descritto con la pelle bianca come un teschio sbiancato, e i suoi lunghi capelli bianchi come il latte. Ha gli occhi rossi, è alto e magro, tanto da sembrare scarno, ma al contempo è elegantemente muscoloso. Debole fin dalla nascita, è obbligato ad usare erbe speciali per mantenere la sua forza. Ha una spada molto speciale, tempestosa, e un immaginario legato a draghi e rubini. Figlio dell'imperatore, è l'erede al trono di Melny Boné, chiamata anche Isola del Drago, una nazione abitata da un popolo semiumano, che venera il caos, una delle principali forze di quel mondo, una terra alternativa se così la possiamo chiamare. Il dominio di questo popolo sul mondo è dovuto alla loro astuzia, alla loro magia e al loro legame con i draghi. Insomma, diciamo che uno spunto o due c'è. La madre morì dandolo alla luce, e il padre, l'imperatore, lo ritenne sempre responsabile della cosa. Non gode mai dell'amore paterno, ma fin da bambino passa molto tempo all'enorme libreria reale, apprendendo della vita al di fuori dell'isola. La sua infanzia è caratterizzata da studi, che gli permettono anche di sviluppare una certa empatia che agli altri manca e un disgusto verso le tradizioni del suo popolo. E magia. Tanto che quando ascende al trono è uno stregone incredibilmente potente, uno dei più potenti che il mondo abbia mai visto. A causa però della sua moralità e per la sua salute precaria, sono molti a non considerarlo degno del trono, tanto che c'è addirittura un complotto da parte del cugino Yrkon, con cui ha una forte rivalità. Promesso alla cugina Siromil, anche lei non capisce esattamente la sua personale moralità, ma i due sono profondamente innamorati. Senza fare nessuno spoiler, come mi sono fatta io nel cercare informazioni perché appunto ho appena cominciato a leggere, ma ormai io e gli spoiler siamo una cosa sola,
Penso che questa parte del prologo del primo libro basti per descrivere le caratteristiche di questa storia. È una storia tragica, la storia di Melniboné, l'isola del drago. È una storia di emozioni mostruose e di ambizioni sfrenate. È una storia di sortilegi, di tradimenti e di ideali onorevoli, di sofferenze e piaceri spaventosi, di amore amaro e di dolce odio. Questa è la storia di Elric di Melniboné. Gran parte di questa storia lo stesso Elric l'avrebbe ricordata soltanto nei suoi incubi. Ma, come molti fanno giustamente notare, George R. R. Martin ha un archetipo di Bloodraven in molte sue storie, che è bene esaminare. Ciò che rende ancora più interessante Bloodraven è che non sembra essere esattamente stato creato puramente per A Song of Ice and Fire. Se non la conoscete, Fates Leach è una grandissima studiosa di quello che lei chiama Martin's World, tutti gli scritti del nostro caro autore. Molti suoi post si concentrano sui parallelismi che esistono fra le sue diverse opere, dalle quali, pensa lei, in alcuni casi si può addirittura supporre il futuro, ovviamente a grandi linee, di A Song of Ice and Fire. Non poteva mancare una sua analisi sulla figura di Bloodraven, neanche a dirlo, un continuo work in progress. Secondo lei, può essere classificato come un eroe byroniano. Effettivamente le caratteristiche che Byron ha dato a questa sua figura possono essere viste anche in Bryn Rivers, sotto un certo punto di vista. Intelligente, astuto, arrogante, a volte spietato e violento, e molto noto ancora. Tale idea ricorre nel lavoro di George R. R. Martin, spesso collegato ad un immaginario che si può ritrovare in A Song of Ice and Fire, in Jon Snow o in Bran Stark. Il personaggio di Bloodraven ha molti dettagli che si connettono a diversi aspetti della storia. Ha la spada Dark Sister, un arco di albero diga, una connessione a determinate pietre, ha dei fedelissimi rappresentati dai suoi Ravensthief, una posizione privilegiata all'interno della famiglia reale nonostante il suo status. Molto importante è la sua discendenza dai primi uomini tramite il suo sangue Blackwood, dandogli un elemento di ghiaccio oltre che di fuoco, il suo essere metà Targaryen, appunto. Questa cosa, fa notare lei, è stata fatta rendendolo un bastardo, che si ricollega ad un altro ufficiale bastardo, anche egli ghiaccio e fuoco, Jon Snow, ma su questo ci torniamo più avanti. Questo lo rende un personaggio incredibilmente affascinante da esaminare. Molti di questi elementi non sono però propri della saga. Come sempre, George non fa esattamente una comparazione o un parallelismo al 100%, né all'interno di A Song of Ice and Fire né nelle sue altre storie, ma si riesce comunque ad identificare una figura che Fates Leach chiama Proto-Bloodraven. Sicuramente l'avete seguita, ma in caso non l'abbiate fatto, vi rimando alla serie che Lucio del Mondo del Ghiaccio e del Fuoco sta facendo sulle altre storie di George R. R. Martin, dove esamina numerosi parallelismi fra queste storie e A Song of Ice and Fire, appunto. Andiamo per ordine per provare ad estrapolare quindi il Proto-Bloodraven da alcune di queste. La prima che viene in mente è The Glass Flower. A dirla tutta, Joachim Cleronomas è menzionato numerose volte nelle altre storie dell'universo dei Mille Mondi. Ha infatti creato l'Academy of Human Knowledge ad Avalon, che equivale alla rete di alberi diga, dove numerosi protagonisti delle storie dell'universo hanno studiato. Non lo vediamo però in nessuna di queste storie, se non nell'ultima per ordine di pubblicazione. In The Glass Flower è infatti uno dei protagonisti. Non è esattamente il Cleronomas che ci aspettiamo, però. E anche questa è una cosa che funziona alla Bloodraven. George disse di aver scritto la storia per finalmente portare Cleronomans sulle pagine. Creduto molto da diversi anni, si presenta al cospetto della protagonista della storia, Sirian, colei che gestisce il gioco della mente. Perché sembra che la sua immortalità gli pesi. Vuole un nuovo corpo non per preservare la sua giovinezza, come molti dei partecipanti, ma per morire. O almeno così sembra. C'è qui l'elemento dello scambio di corpi, un riferimento agli Skin Changers. Cleronomas assomiglia decisamente a Bloodraven poi, sia in aspetto che in carattere, quel che è rimasto, diciamo, oltre che il cristallo contenente una quantità di informazioni incredibili. Ci sono anche riferimenti all'ossidiana, infatti il palazzo di Sirian è di quel materiale. Un'altra storia che viene in mente è Night Flyers, con il personaggio di Roy Darris, il capitano solitario della nave, rinchiuso nella sua sfera personale con un muro fra lui e gli altri, che preferisce comunicare tramite ologramma a causa della fragile natura del suo corpo, senza sistema immunitario, e che comunque riesce a vedere tutto spiando tramite computer. Ha la pelle chiarissima e i capelli bianchi, anche se i suoi occhi non sono esattamente rossi, sono infatti grigi, e veste di nero. Viene riferito come quasi un fantasma o uno spettro. Insomma,
possiamo dire che Royd ha un po' di Bloodraven, un po' di Bran e un po' di Jon. For a Single Yesterday contiene tutti gli elementi che Bloodraven sta insegnando a Bran in A Song of Ice and Fire. C'è un albero con il tronco bianco e le foglie rosse, ci sono viaggi mentali nel passato che però non possono cambiare e le informazioni sono usate per costruire un futuro migliore. Viene quindi ripetuto il tema del vedere tutto. Anche in The Pear-Shaped Man viene ripetuto il tema di vedere tutto, anche se qui le similarità sembrano essere più in linea con il fantasma di cuore alto. In Fever Dream c'è il personaggio di Joshua York, anche lui un altro John Brand Bloodraven type. Il nostro vampiro ci viene presentato come incredibilmente pallido, con i lunghi capelli bianchi, e di nuovo gli occhi grigi. Ci sono anche riferimenti a pozioni di Lysir, e lo scopo di Joshua può essere identificato come simile a quello di Bloodraven. Closing Time, ultima ma non ultima, decisamente più leggero degli altri racconti, è pieno di immaginari collegati a Bloodraven, a cominciare dalla Moonstone, associata al Glamol e ai cambi di forma. La chicca è il bere Grasshopper, una metafora del saltare letteralmente da una pelle all'altra. Quindi c'è il proto Bloodraven. Ma come è nato il suo personaggio in A Song of Ice and Fire? Elio Garcia, uno dei coautori di The World of Ice and Fire, ha parlato brevemente della cosa in un video del 2014, che vi linko in descrizione con il timestamp. Infatti è un video molto lungo perché stavano recensendo Game of Thrones, il video sull'ultimo episodio della quarta stagione, se non sbaglio. Essendo un personaggio che suscita molta curiosità, Elio ha chiesto se l'ha sempre avuto in mente. La risposta è stata che George ha sempre voluto che il corvo con tre occhi fosse un Targaryen, o comunque fosse legato ai Targaryen. Non aveva all'inizio le specifiche su quale Targaryen si trattasse, ma in generale sì, c'è sempre stata l'idea di una connessione. George ha lavorato su questo personaggio già nel 1994, lo sappiamo, in fondo il processo di creazione di Song of Ice and Fire è stato molto lungo. Probabilmente ha avuto un lampo di genio nel 98, quando ha pensato all'idea dei Grandi Bastardi, o almeno così dicono i creatori di Westeros.org, avendo avuto varie note così datate. La cosa è molto interessante, quindi, a pensarci bene. E ha senso pensare che per fare un personaggio del genere, un Greenseer, uno skin changer, George R. R. Martin si sia effettivamente affidato ad un prototipo già utilizzato nelle sue storie, ovviamente modificandolo nel modo ritenuto più opportuno, adattandolo ad un contesto fantasy senza tecnologie, cyborg e varie. Ammetto che da qui in avanti questo episodio prenderà una strana piega, anche perché, come già detto, è decisamente difficile esaminare il personaggio di Bloodraven, così come al contempo parlare di qualche teoria popolare che gli sta intorno. Una senza dubbio parecchio popolare è stata scritta da ZombieBait su Reddit. La teoria si fonda sul presupposto che Maynard Plum, uno dei cavalieri erranti che Duncan e Egg incontrano nella terza novella, sia in realtà Bloodraven sotto Glamour. La teoria in sé è popolarissima all'interno del fandom e ha numerosi riferimenti all'interno della storia. Bloodraven ha un build-up costruito in modo incredibile nella seconda novella. E ha senso quindi che sia presente per tutta la terza, in modo da preparare i lettori al culmine, quel Bloodraven in persona è raggiunto a White Walls. Maynard si fa parente alla lontana di Viserys Plum, figlio di Elena Targaryen. Quando sente il suo cognome, Egg chiede se c'è un legame di parentela, al che Maynard risponde che sì, in modo distante, e probabilmente se si chiedesse a Lord Viserys negherebbe di conoscerlo. La teoria interpreta la cosa con il semplice fatto che Viserys negherebbe proprio perché semplicemente Maynard Plum non esiste. C'è anche un riferimento all'essere bastardi di Aegon IV, poi. Saremmo tutti figli bastardi del vecchio re Aegon se metà di queste storie fossero vere. E chi dice che non lo siamo? Scherzò Sir Maynard. Maynard è colui che avverte Dunk della pericolosità di White Walls e sembra essere ben a conoscenza della vera identità di Egg. Ha, inoltre, una spilla di pietra di luna a fermare il mantello e la pietra di luna è, appunto, associata al Glamour. Due sono però gli indizi considerati principali sul fatto che i due siano la stessa persona. Dunk si voltò. Attraverso la pioggia, tutto ciò che riusciva a vedere era una forma incappucciata e un singolo occhio bianco pallido.
Fu solo quando l'uomo si fece avanti che il volto ombreggiato sotto il cappuccio assunse i tratti familiari di Sir Maynard Plum. L'occhio pallido non più della spilla di pietra di luna che appuntava il suo mantello alla spalla. Così vicino c'era qualcosa di strano a proposito dei lineamenti di Sir Maynard. Più Dunk guardava, meno sembrava di vedere. Maynard sa anche di Bloodraven, e quando Dunk è confuso e ferito, comincia comunque a capirci qualcosa, ma non del tutto. Riesce a chiedere a Maynard chi diamine è, e la risposta è semplicemente un amico. Ma l'indizio più palese probabilmente è il fatto che i due usino le stesse espressioni. Un amico, disse Maynard Plum. Un amico che ti ha osservato e si è meravigliato della tua presenza in questo covo di vipere. Com'è che sono arrivata a trovare mio cugino in questo covo di vipere, sir? Alla fine, quando Bloodraven in persona giunge effettivamente a Whitewalls, Maynard scompare. Ora, il glamour è utilizzato anche all'interno di A Song of Ice and Fire. Melisandre, infatti, ne mette uno su Mance Rayder. Il Wildling indossava un farsetto senza maniche di pelle bollita punteggiato da borchie di bronzo sotto un mantello consumato screziato nei toni di verde e marrone. Senza ossa. Anche lui era ammantato di ombre, in sbuffi di nebbia grigia lacerata, semivisto, che scivolavano sul suo viso e si formavano ad ogni passo che faceva. Cose brutte. Brutte come le sue ossa. Il picco di una vedova. Gli occhi scuri ravvicinati, le guance pizzicate. I baffi che si muovevano come un verme sopra una bocca di rotti denti marroni. Jon Snow si rivolse a Melisandre. Che stregoneria è questa? Chiamala come vuoi. Glamour, apparenza, illusione. Rollore il signore della luce, Jon Snow. Ed è dato ai suoi servitori il compito di tessere con essa, come altri tessono con il filo. Ed è da quelle sbuffi di nebbia grigia che viene questa teoria. Effettivamente, questa ombra è decisamente specifica, utilizzata spesso in relazione proprio a Brynden Rivers. Alcuni sostenevano che il primo cavaliere fosse uno studente delle arti oscure, che poteva cambiare il suo volto, indossare le sembianze di un cane con un occhio solo, persino trasformarsi in una nebbia. Quindi, viene detto esplicitamente che Bloodraven può trasformarsi in nebbia. O meglio, è una diceria, così come tutte le voci che circolano sulla sua figura in quel periodo, ma è comunque qualcosa da tenere in conto. Noi lettori ne sappiamo giusto un po' di più. Effettivamente, poco prima che lui arrivi a Whitewalls, c'è qualcosa di strano. Al di là del campo, una nebbia grigia si stava alzando, mandando dita spettrali sulle pallide mura di pietra per afferrare le merlature del castello. Molti degli invitati al matrimonio erano scomparsi durante le ore intermedie, ma quelli che erano rimasti salirono di nuovo sul banco di osservazione e si sistemarono su assi di pino bagnato dalla pioggia. Ci si prepara al combattimento a singolare tensione fra Daemon II e Glendon Ball. Ha piovuto, sì, nelle ore successive alla pioggia che cale una spessa nebbia non è rarissimo a seconda di dove ci si trova, ma non è un caso che la cosa avvenga proprio lì. Specie perché appunto Bloodraven arriva pochissimo tempo dopo. Quindi possiamo presumere, da quello che ci viene detto nel Cavaliere Misterioso, che ogni volta che discende questo tipo di nebbia in A Song of Ice and Fire, il nostro caro Brynden Rivers sia in osservazione. E la cosa ci può venire confermata anche dalla saga principale, perché quando Bran fa il suo incontro con il Corvo con tre occhi, il suo terzo capitolo di Game of Thrones, ci sono numerosi riferimenti alla nebbia grigia. Il terreno era così lontano sotto di lui che riusciva a malapena a uscire attraverso le nebbie grigie che gli giravano intorno, ma poteva sentire quanto velocemente stava cadendo e sapeva cosa lo stava aspettando laggiù. Non c'era sole, non c'erano stelle, solo il terreno sottostante che si alzava per distruggerlo e la nebbia grigia, e la voce sussurrata. Voleva piangere. Bran stava osservando le sue braccia e le sue gambe. Era così magro, solo pelle tesa sulle ossa. Era sempre stato così magro? Cercò di ricordare. Un volto nuotò verso di lui dalla nebbia grigia, splendente di luce d'oro. Bran stava cadendo più veloce che mai.
Le nebbie grigie rullavano intorno a lui, mentre cadeva verso il terreno sottostante. «Cosa mi stai facendo?» chiese al corvo, in lacrime. Il corvo aprì il suo becco e si scagliò su di lui, un urlo stridulo di paura. Le nebbie grigie rabbrividirono e turbinarono intorno a lui e si strapparono via come un velo. Zombie Bay teleconta. Ci sono ben 23 istanze di nebbia grigia all'interno di A Song of Ice and Fire. La deduzione, quindi, è che in ognuna di queste Bloodraven abbia osservato o sia intervenuto, in qualche modo. Bloodraven si ritrova più volte ad osservare Ned Stark, e una di queste istanze è particolare. Sognò un vecchio sogno, di tre cavalieri dal mantello bianco e una torre da tempo caduta, e Lyanna nel suo letto di sangue. Nel sogno i suoi amici correvano con lui, come avevano fatto nella vita. L'orgoglioso Martin Cassel, il padre di Jory, il fedele Theo Wool, Ethan Glover, che era stato lo scudiero di Brandon, Sir Mark Riswell, cordiale di parole e dal cuore gentile, il Crannogman, Alan Reed, Lord Arstyn dal suo grande stallone rosso. Ned aveva conosciuto le loro facce come loro avevano conosciuto la sua una volta, ma gli anni succhiavano via i ricordi di un uomo, anche quelli che aveva giurato di non dimenticare mai. Nel suo sogno erano solo ombre, spettri grigi su cavalli fatti di nebbia. È il sogno della Torre della Gioia, anche pertinente al personaggio su cui Bloodraven ha nutrito un profondo interesse, Jon Snow. Se Brynden può entrare nei sogni di una persona, come ha fatto con Bran o con Euron, può farlo anche con Ned. Può Brynden aver dato a Ned in quel momento preciso il sogno giusto? Le nebbie della sera avevano cominciato ad alzarsi, mandando dita grigie sulle mura dei palazzi allineati al vecchio canale. Questo passaggio di Stem Train a Face for Crows è sostanzialmente identico ad un passaggio del Cavaliere Misterioso, quello già citato. Al di là del campo, una nebbia grigia si stava alzando, mandando dita spettrali sulle pallide mura di pietra per afferrare le merlature del castello. Uguale proprio. Senza dubbio, Bloodraven qui sta osservando Sam e Gilly. Bloodraven però non si limita ad osservare chi, in un modo o nell'altro, è nella sua sfera di interesse, quella imminente almeno. O così sembra. Ma nel sogno il suo volto si dissolse, sciogliendosi in nastri di nebbia grigia fino a quando tutto ciò che rimaneva erano due occhi gialli, gli occhi della morte. Quindi qualcuno sta facendo diventare Cersei ancor più paranoica di quanto già non sia. Interessante, interessante. Ancora più interessante? Che se contiamo i sample chapters in The Winds of Winter, ci sono ben 6 menzioni della nebbia grigia nei POV di Theon. Quindi, cosa possiamo dedurre da tutti questi passaggi? Di fatto, ogni volta che vediamo della nebbia grigia nella storia, c'è Bloodraven, o comunque può riferirsi al tipo di magia che utilizza per provocare i sogni e i ricordi, e ovviamente osservare ciò che sta succedendo. Non sappiamo bene come, ma è la traccia della sua magia. E per approfondire un po', di sogni e visioni parliamo tra poco, perché abbiamo parlato un po' troppo di Duncan Egg fino ad ora per non nominarlo qui. Non esiste nell'universo di A Song of Ice and Fire solo il Greenseer, infatti, quell'essere magico che ci accompagna per i libri e che finalmente conosciamo in quella caverna. Brynden Rivers ha una storia lunga, e si può dire che ha avuto una vita piena. Il dove lo si conosce davvero per la prima volta sono le novelle di Duncan Egg. Nella seconda viene introdotto. Dunk stesso ricorda di averlo intravisto anche se solo per un momento. Alla fine della terza novella però lo conosciamo anche noi. Per poco, sì, ma lo facciamo. Molti si interrogano su che tipo di Bloodraven noi lettori potremmo conoscere all'interno delle novelle, ben diverso da quello che conosciamo in A Song of Ice and Fire. Qui Brynden Rivers è relativamente giovane. Primo cavaliere, un uomo politico, anche se il suo aspetto magico in qualche modo rimane vivo. Sono molti a credere che verrà visto numerose volte nel corso delle novelle, non necessariamente dove è obbligato a spuntare fuori, come nel contesto della terza ribellione Blackfyre. In base alla teoria di sopra, ogni volta che vediamo una nebbia discendere in un contesto particolare, possiamo dire che sia presente, e a pensarci basta davvero quello per creare una certa suggestione nelle novelle future. Ma a molti, se la teoria si rivelasse vera, la cosa non basta.
Le novelle di Duncan Egg diventano il perfetto strumento per esplorare un Blood Raven inedito, che non avremo occasione di conoscere altrove. Dove, però, potremmo incontrare la sua figura? La prima storia che viene in mente è The Village Hero, dove si deduce che i nostri due improbabili eroi facciano visita a Pennytree, luogo di nascita di Ser Harlan, il mentore di Dunk. Qui, vista la posizione del posto, in mezzo alle due colline chiamate Tits e storicamente disputato fra le casate Blackwood e Bracken, potrebbero ritrovarsi in mezzo all'ennesima loro disputa. Come abbiamo appreso nella seconda novella, Lord Bracken sta morendo e il suo secondo figlio, Otto, essendo il primo morto nell'epidemia, è pronto a succedergli. Ed è un problema, perché anni prima, nel 206, Otto uccise brutalmente Quentin Blackwood, il Lord di Reventry Hall all'epoca. La cosa gli fa guadagnare un soprannome, The Brute of Bracken. L'idea che ora proprio lui succeda al morente Lord non è accettabile per i Blackwood, che si preparano a muovere guerra. Dunk era a conoscenza dell'antica inimicizia fra i Blackwood e i Bracken. Il loro signore non forzerà una pace? Ahimè, disse Septon Sefton. Lord Tully è un bambino di 8 anni, circondato da donne. Riverrun farà ben poco, e Rhea Eris ancora meno. A meno che un master non scriva un libro a riguardo, l'intera questione potrebbe sfuggire alla sua reale attenzione. Lord Rivers non è da lasciare entrare nessun Bracken per vederlo. Ricordate, il nostro primo cavaliere è metà Blackwood. Se agisce, sarà solo per aiutare i suoi cugini a tenere a bada il bruto. La madre ha marchiato Lord Rivers il giorno in cui è nato, e Bittersteel l'ha marchiato un'altra volta su Red Grassfield. Dunk sapeva che intendeva Blood Raven. Brindle Rivers era il vero nome del primo cavaliere. Sua madre era stata una Blackwood e suo padre Rhaegon IV. In A Dance with Dragons, Jaime ricorda che la disputa per Pennytree l'ha fatto diventare feudo reale intorno al 200 dopo la conquista. Insomma, siamo lì. L'idea quindi è che non sarà solo Egg l'unico Targaryen lì presente, ma che ci sarà un intervento consistente della famiglia reale. Questa storia può dare l'opportunità al lettore di vedere come Blood Raven gestisce non solo l'aspetto politico della questione, ma anche il rapporto con i membri della famiglia della madre, e magari altri membri della casata reale che non siano Egg, l'unico con cui l'abbiamo visto fino ad ora interagire. E, fra loro, al momento, c'è uno sbilanciamento di potere anche solo dovuto alla differenza d'età. Il nostro piccolo eroe, in fondo, è ancora un bambino. Oltre che nella possibile novella dedicata alla terza ribellione Blackfyre e quella del Great Council del 233, che molti danno quasi per scontate, sono molte altre quelle dove potrebbe prender parte il suo personaggio. Come primo cavaliere, Greensir, anche se la cosa sarà decisamente sottile, come lo è stato nella terza novella, e, semplicemente, umano. E poi c'è anche il secondo volume di Fire and Blood da considerare. In questa istanza, forse lo vedremo più simile a come descritto in The World of Ice and Fire, essendo opera di un maestro, ma approfondire la sua figura, anche in questo contesto, non fa male. Senza dubbio sarà interessante il come viene dipinto Blood Raven in ben 3 opere diverse di George R. R. Martin, per quanto appartenenti allo stesso universo. Come lo vedranno i maestri in Fire and Blood? Come verrà visto in Duncan Egg dalla sua famiglia e molti altri, a cominciare da Dunk, il POV delle novelle, e nel futuro di A Song of Ice and Fire? Ebbene, ora tornare ad esaminare il Blood Raven di A Song of Ice and Fire. E nel farlo non si può certo non tener conto di sogni e visioni. Della principale analisi di cui mi sto servendo, purtroppo il poster originale ha cancellato il suo account e su Reddit è difficile risalire alla sua identità, ma penso sia l'analisi più completa sull'argomento che ho letto al momento. Riesco a risalire al nome utente Yushop IV, sperando di averlo azzeccato. In ogni caso, tutti i link li trovate in descrizione. La base è che Blood Raven sveglia, se così si può dire, la Greensight nelle persone, il che suggerisce, neanche a dirlo, che la stessa cosa è successa anche a lui e che qualcuno abbia fatto lo stesso quando era, si deduce, un bambino, considerando anche quando gli altri hanno avuto questo awakening. Forse mai risaliremo all'identità del suo predecessore, ma senza dubbio è interessante come pensiero. Esaminiamo quindi alcune di queste istanze. Blood Raven si presenta a Bran come il corvo con 3 occhi quando questi è in coma.
La voce che intima al bambino di volare viene dall'oscurità, la stessa attraverso il quale proprio lui deve passare per diventare forte. Ciò che fa in Bran 3 di Game of Thrones è mostrare che ciò che sta succedendo è reale, che lui non si sveglierà quando toccherà la terra, verso la quale sta sprofondando, che non è così semplice. Voleva piangere. Non piangere. Vola. Non posso volare, disse Bran. Non posso, non posso. Come fai a saperlo? Hai mai provato? La voce era alta e sottile. Bran si guardò intorno per vedere da dove arrivava. Un corvo stava venendo giù per aiutarlo, appena fuori portata, seguendolo mentre cadeva. Aiutami, disse. Ci sto provando, rispose il corvo. Di, hai del mais? Un simpaticone. Ed effettivamente di questo corn che viene ripetuto parliamo fra poco. Il corvo continuò a piantare in Bran il seme del dubbio, rendendo impossibile per il bambino distinguere fra sogno e realtà. Morirai quando toccherai il suolo, disse il corvo. Poi tornò a mangiare mais. Bran guardò giù. Poteva vedere montagne ora, i loro picchi bianchi come la neve, e i fili argentati dei fiumi e la foresta scura. Chiuse gli occhi e cominciò a piangere. «Questo non servirà a nulla», disse il corvo. «Te l'ho detto, la risposta è volare, non piangere». «Quanto può essere difficile, lo sto facendo io?» Il corvo prese il volo e girò intorno alla mano di Bran. «Hai le ali?» Bran fece notare. «Forse le hai anche tu». Bran si toccò le spalle, cercando delle piume. «Ci sono differenti tipi di ali», disse il corvo. Qui comincia a smuoversi qualcosa, perché qui comincia ad essere detto cosa Bran può diventare, se lo vuole. Il corvo, che è Bloodraven, sta sì volando nella sua forma, ciò che vede Bran, ma al contempo il nostro Brynden sta utilizzando i suoi poteri da Greenseer, che gli permettono di fare ciò che sta facendo. Il volare non è esattamente letterale, quindi, ma metaforico. Le nebbie grigie rullavano intorno a lui mentre cadeva verso il terreno sottostante. «Cosa mi stai facendo?» domandò il corvo, piangente. «Ti sto insegnando a volare?» «Non so volare!» «Stai volando adesso?» «Sto cadendo!» «Ogni volo comincia con una caduta. Guarda giù!» «Ho paura! Guarda giù!» Bloodraven intima a Bran, che sta più o meno ricordando ciò che è successo prima di precipitare dalla torre, di mettere via tutto quello. Non gli serve. Sostanzialmente non deve guardare al passato perché altrimenti non può volare. E quando Bran guarda dove Brynden gli dice di guardare, è il primo passo verso il suo futuro. Tralasciando le visioni che Bran ha in questo momento, resta solo una cosa da fare. Guardò profondamente dentro il cuore dell'inverno e poi urlò, spaventato, e il caldo delle sue lacrime bruciò sulle sue guance. «Ora lo sai», sussurrò il corvo, mentre si sedeva sulla sua spalla. «Ora sai perché devi vivere». «Perché?» disse Bran, non capendo, cadendo, cadendo. «Perché l'inverno sta arrivando». Point blank, Bloodraven gli dice esattamente perché Bran deve vivere. Non può permettergli di toccare il suolo, l'inverno sta arrivando e lui non può certo tirarsi indietro. Ma deve volerlo. E Bran sceglie. Ricorda il padre e la sua lezione sul coraggio, l'unica circostanza in cui un uomo può essere davvero coraggioso ed è quando ha paura, esattamente come Bran in quel momento. «Ora, Bran», lo esortò il corvo, «scegli, vola o muori». La morte lo raggiunse, urlando. Bran allargò le braccia e volò. E Bran riprende vita. Ma non solo, si sveglia. E non si sveglia solo nel senso letterale del termine, dal suo coma. Si sveglia dal torpore, perché il corvo gli apre letteralmente il terzo occhio. «Sto volando!» strillò di gioia. «L'ho notato!» disse il corvo con tre occhi. Prese il volo, battendo le sue ali sulla sua faccia, rallentandolo, accecandolo. Vacillò nell'aria mentre i suoi pignoni battevano contro le sue guance. Il suo becco lo pugnalò ferocemente e Bran sentì un improvviso dolore accecante in mezzo alla fronte. Tra i suoi occhi. «Cosa stai facendo?» gridò. Il corvo aprì il suo becco e si scagliò su di lui. Un urlo stridulo di paura.
e le nebbie grigie rabbrividirono e turbinarono intorno a lui e si strapparono via come un velo. E vide che il corvo era una donna di servizio con lunghi capelli neri, che conosceva da qualche parte, da Winterfell, sì, doveva essere quello, se le ricordava ora, e poi realizzò di essere Winterfell. Tra tutte le ossa di migliaia di sognatori viste nella caduta, lui non è fra quelle. Lui vive. Si può supporre, come sospetta qualcuno, che il coma prolungato fosse opera di Bloodraven stesso. Il non farlo svegliare prima di aiutarlo e prima di aprire il suo terzo occhio, ma sulla cosa ci sono ancora accesi dibattiti. Da qui Bran comincia ad avere sempre più sogni con il corvo con tre occhi, che non è esattamente il massimo della gentilezza con lui, in modo che quell'occhio aperto con così tanta fatica non si richiuda. E poi fa conoscenza di una persona decisamente particolare, perché Jojen Reed sembra avere una storia molto simile alla sua. «Ho sognato un lupo alato legato alla terra con delle catene di pietra grigia», disse. «Era un sogno verde, quindi so che era vero. Un corvo stava cercando di beccare attraverso le catene, ma la pietra era troppo dura e il suo becco poteva solo scheggiarle. Il corvo aveva tre occhi?» Jojen annuì. Samber alzò la testa dal ventre di Bran e guardò l'uomo di fango con i suoi scuri occhi dorati. «Quando ero piccolo sono quasi morto di febbre delle acque grigie». Lì è quando il corvo è venuto da me. È venuto da me dopo che sono caduto, si lasciò sfuggire Bran. Ho dormito a lungo. Ha detto che dovevo volare o morire, e poi mi sono svegliato, solo che dopo tutto non potevo volare. Lo puoi fare se lo vuoi. Bran sembra decisamente dubbioso, essendosi svegliato senza poter più utilizzare le gambe, di poter volare. E forse è anche per questo che Bloodraven è così duro con lui. Jojen però gli ricorda esattamente ciò che gli ha detto il corvo. Se lo vuoi, puoi volare. E Bloodraven ha effettivamente assegnato un compito a Jojen. Un compito che lui stesso ammette di aver portato a termine una volta giunti nella sua caverna. Quindi, Brynden Rivers usa sogni e visioni per qualcosa, qualcosa di molto importante. E non lo fa solo con Bran o con un secondo mezzo per arrivare a lui. Jojen Reed, appunto. C'è un'istanza particolare dove sembra farlo anche con Jon Snow, nel suo 12° capitolo di A Dance with Dragons, quello dove è armato di ghiaccio nero, sulla barriera, pronto a far fronte da solo agli estranei, una spada fiammante nella sua mano. Perché quando si sveglia c'è un corvo che gli sta beccando il petto per poi strillargli nelle orecchie «Snow!». Bene, dopo questo gracchio ridicolo mi devo ritirare, non vi preoccupate, il corvo non lo imiterò così per tutto il video. Quindi abbiamo Bran, Jojen e Jon. Ci sono però altre persone dove si può identificare un intervento di Bloodraven in sogni e visioni. A cominciare da Euron Greyjoy. «Quando ero un bambino ho sognato di poter volare», annunciò. «Quando mi svegliai non potei». O così disse il maestro. «Ma si è mentito?» Victarion sentiva l'odore del mare dalla finestra aperta, anche se la stanza puzzava di vino e sangue e sesso. La fredda aria salata lo aiutava a schiarirsi le idee. «Cosa intendi?» Euron si girò per guardarlo, le sue livide labbra blu arricciate in un mezzo sorriso. «Forse possiamo volare. Tutti noi. Come potremmo saperlo, a meno che non ci lanciamo da una qualche alta torre?» Il vento arrivò soffiando attraverso la finestra e mosse il suo mantello zibellino. C'era qualcosa di osceno e disturbante a proposito della sua nudità. Nessun uomo sa cosa può fare a meno che non prova a saltare. L'esperienza di Euron è sostanzialmente identica a quella di Bran. Ha sognato di poter volare e probabilmente Bloodraven stesso gli ha detto che può farlo, anche se ne parliamo fra poco più nel dettaglio e vedremo la cosa molto meglio in un video dedicato ad Occhio di Corvo, un nome e un programma. Ma tutto quadra. Se Euron è un Greenseer fallito, cui terzo occhio si è chiuso o è stato chiuso, è esattamente il motivo per cui usa in modo compulsivo la Shade of the Evening. È un modo per recuperare, anche se brevemente, la Greensight perduta. E poi abbiamo due sacerdoti di Rollor, Mokorro e Melisandre. Qui la cosa si complica per ovvie ragioni. Diciamo solo sul primo che il poster originale identifica il vecchio drago della profezia che dà a Tyrion come Bloodraven,
per quanto ci sia da capire come in questo caso il nostro piccolo uomo con una grande ombra si ritrovi in mezzo a tutto questo. Melisandre, è inutile dire che è popolarissima la teoria secondo cui lei sia in realtà figlia proprio di Bloodraven e un'altra grande praticante di arti magiche. O almeno così sembra, Shira Sissar. A prescindere dalla sua identità, vero o presunta che sia, Melisandre vede effettivamente qualcosa nelle fiamme, in modo molto molto chiaro, per quanto lei non riesca ad interpretarlo nel modo giusto. Una faccia prese forma nel focolare. Stannis, pensò, solo per un momento. Ma no, quelle non erano le sue fattezze. Una faccia di legno, bianca cadaverica. Era quello il nemico? 1000 occhi rossi fluttuarono nelle fiamme crescenti. Mi vede. Accanto a lui, un bambino con la faccia di un lupo tirò indietro la testa e ululò. La sacerdotessa rossa rabbrividì. Ciò che è interessante in questo passaggio è che Bloodraven la vede, o almeno così sembra. Cosa significa quindi per il dio della luce e la rete di connessione degli alberi diga? Possono in qualche modo sovrapporsi o interagire fra loro? E anche questo è un interessante punto di riflessione. Ecco, abbiamo parlato tanto di Bran Stark. Ora c'è da parlare anche di Jon Snow e Euron Greyjoy. Bloodraven sembra avere infatti un particolare interesse in Jon Snow. Teoria popolare che si stia servendo del corvo di Jor Mormont in qualche modo e la cosa è dimostrata particolarmente dalla sua insistente richiesta di Mais, che è la stessa cosa che chiede il corvo con tre occhi a Bran quando si conoscono nel suo terzo capitolo di Game of Thrones. Quindi, in che modo il nostro Greenseer utilizza il corvo? E come possono essere collegati lui e Jon Snow? Quando facciamo conoscenza del suo corvo, si può notare come ci si soffermi più su di lui che sulla descrizione del Lord Comandante dei Guardiani della Notte, quella che sembra essere l'effettiva persona su cui viene chiesto di porre attenzione in quanto lettore. La cosa quindi è un piccolo invito a capire che tale corvo è, in qualche modo, importante. Lo conosciamo anche in una circostanza particolare, quando Jon riceve la lettera a proposito del fatto che Bran vivrà. Mormont gli dice che il fratello non potrà più camminare, ma al ragazzo non importa, così come non importa a Bloodraven, a lui interessa che Bran viva, non che cammini. Il corvo è una presenza decisamente importante nelle interazioni fra Jon e Mormont, sembra mettere enfasi su determinate parole che hanno un significato intrinseco. Un esempio è quando Gior fa presente a Jon che la sua vecchia vita l'ha abbandonata quando ha preso il nero, e il corvo ripete quest'ultima parola, come a sottolineare che Jon è lì che deve rimanere, è il suo dovere. C'è anche l'enfasi sul suo essere ancora un ragazzino, cosa che si ripete poi con Master Aemon, proprio colui che si può dire ha un'altra profonda connessione con Bloodraven, che vedremo verso la fine del video. Aemon chiede a Jon di uccidere il bambino ragazzo per far nascere l'uomo. Esattamente la stessa cosa che ha detto suo fratello Egg prima di partire per la barriera con Bloodraven. La cosa non è un caso. Sia Bloodraven che il vecchio maestro hanno bisogno che Jon cresca, perché se è il loro campione, o uno dei campioni, c'è decisamente poco tempo per farlo. Il corvo aiuta anche abbastanza quando Hothor si risveglia come White. Jon lo sente gracchiare. Anche qui continuando a ripetere Khorne, e quando Ghost è in allerta e si precipita fuori dalla stanza, Jon fa lo stesso. Lo avverte anche del fatto che i non morti si uccidono con il fuoco, continuando a ripetere la parola Burn, appena Gior arriva con una lampada. E la cosa si ripete ancora e ancora, in numerose occasioni. I corvi sono di per sé animali molto intelligenti, ma questo corvo in particolare sembra essere incredibilmente senziente. Ride, avverte, sembra a volte essere deluso dal comportamento di qualcuno, sembra prendere in giro altri. E parla, molto. Ma non solo. Sceglie bene le parole che sembra pronunciare. Un esempio è quando Gior dà a Jon la spada ancestrale della casata Mormont, Longclaw. Il corvo continua a ripetergli di prenderla. Un altro passaggio abbastanza inquietante invece è questo. Hai combattuto coraggiosamente e soprattutto hai pensato velocemente. Fuoco, sì, diamine, avremmo dovuto saperlo.
Avremmo dovuto ricordarlo. La lunga notte è venuta in precedenza. Oh, 8.000 anni è un bel po', a dire il vero. Ma se i guardiani della notte non ricordano, chi lo farà? Chi lo farà? Intervenne il loquace corvo. Chi lo farà? Non hanno ricordato. Si sono dimenticati. E il prezzo di questa cosa lo pagheranno caro. Ma chi ricorda esattamente? Blodraven, perché è un Grinsir. E proprio lui è stato quello che ha suggerito come sbarazzarsi dei non morti. Un'altra cosa importante è quando John viene aspramente rimproverato per il suo tentativo di disertare per raggiungere Rob. Pensi che tuo zio Benjen fosse l'unico ranger che abbiamo perso quest'ultimo anno? Benjen, gracchiò il corvo, muovendo su e giù la testa, pezzi di uovo che cadevano dal suo becco. Benjen, Benjen. No, disse John. Ce n'erano stati altri, troppi. Pensi che la guerra di tuo fratello sia più importante della nostra? Abbaiò il vecchio uomo. John si morse il labbro. Il corvo sbatté le ali contro di lui. Guerra, 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 cantò. Non lo è, gli disse Mormont. Di nuovo, il corvo calibra in modo incredibile le parole. Non tutto ciò che pronuncia è facile, come vorrebbe tanto dire Gior. E qui dice due cose interessanti. La seconda è una sottolineatura della guerra che è davvero importante, la lunga notte che sta per arrivare. La prima ha il nome di suo zio Benjen. La cosa è molto interessante, perché sono molti a pensare in fondo che l'uomo sia vivo e che l'arco di mani fredde sia una delle tante trame abortite e che in principio dovesse proprio essere Benjen. Tolto mani fredde, è possibile quindi rivederlo in futuro? Sta in qualche modo collaborando con Bloodraven? Non è strano pensare che Benjen non fosse ingenuo e sapesse una cosa o due della vera parentela del nipote, in fondo. E a questo punto, chissà che altro. Le citazioni sopra sono tutte dal primo libro, ma negli anni il corvo non cessa di fare ciò che fa, pronunciare parole chiave, dando loro un significato molto più profondo. In A Clash of Kings comincia a pronunciare molto spesso la parola re, king, quando si parla di Targaryen e, più avanti, di Jon Snow stesso. Tante sono le teorie secondo cui Bloodraven stesso abbia aiutato in qualche modo con mezzi traversi a renderlo Lord Comandante. Gli serve in fondo che alla guida ci sia proprio lui. E appunto, quando diventa tale, il corvo lo accompagna come aveva accompagnato Mormont in precedenza. E a seconda delle persone con cui John interagisce e le cose che lui ripete, si può dire che il corvo sembra sapere una cosa o due e può farlo solo se, appunto, c'è un certo Grinsir a guidarlo. Una parola particolare che il corvo ripete è molto interessante. Corn, mais. Il Corn King, chiamato John Barleycorn in Inghilterra, ma anche come Lusana in gaelico, tra l'altro ancora la parola utilizzata per agosto, è il dio del raccolto che si sacrifica per la dea, la terra, per garantire un buon raccolto quell'anno. Nella versione brittonica è anche chiamato Liuliogifs, che viene ucciso e poi rinasce più saggio. Tale nome poi si modifica, diventa Lugus, Luke, Luke, o addirittura Lucifer, portatore di luce, Lightbringer. Tutti questi nomi però si riferiscono in qualche modo alla luce, non solo l'ultimo. La ballata di John Barleycorn è decisamente interessante e nell'esaminarla possiamo forse trovare qualcosa che punta al fatto che George R. R. Martin sia ben consapevole della cosa e che sia stata utilizzata di proposito. La canzone parla della semina e della crescita del mais, del suo raccolto e di come viene usato. Ci si riferisce al mais come una persona e in tempi antichi tale persona sarebbe stata un re. La vita di un uomo è la cosa più preziosa che si può dare ad un dio. Il potere del sangue è... non ha esattamente uguali, ecco. Ne parleremo meglio e in un modo più approfondito in futuro, perché ci sarebbe da aprire una parentesi che occuperebbe altre 20 pagine di script e almeno un'ora di parlato, ma solo da queste poche righe, credo, spero, si possano intravedere abbastanza riferimenti in A Song of Ice and Fire,
Il che dimostra ancora di più che il corvo con la bella parlantina non è appunto solo un corvo particolarmente loquace. Il corvo è però semplicemente una delle cose che sembra legare Bloodraven a Jon Snow. Come già sottolineato, entrambi hanno il sangue dell'antica Valyria e il sangue dei primi uomini nelle vene. I loro padri, Aegon IV e Rhaegar, sono il fuoco e le loro madri, Beta e Lyanna, sono il ghiaccio. Ufficialmente entrambi sono bastardi, status che, come è cambiato per Bloodraven, potrebbe cambiare anche per Jon Snow. Entrambi sono wargs, per quanto appunto le abilità di Jon in confronto a quelle di Bloodraven sono limitate, e sempre Bloodraven ha uno stemma molto particolare. Un drago bianco con gli occhi rossi, appunto. E Jon ha un lupo proprio di quei colori. Entrambi poi sono stati feriti dai loro fratelli, reali o metaforici. Insomma, deve esserci una certa importanza in queste similarità. Anche quelle basi, come l'essere Lord Comandante e l'avere una spada di acciaio di Valyria, seppur non la stessa. George R.R. Martin non inserisce, i lettori sono pronti a scommettere, queste cose a caso. E cosa effettivamente significa tutto questo parallelo, quasi al dettaglio, o che portata ha la cosa, forse non è ancora ben chiaro, ma lo sarà in The Winds of Winter. C'è una teoria secondo cui, proprio in The Winds of Winter, quando Jon si troverà in Ghost, sarà connesso finalmente a Bloodraven in modo diretto, e la cosa avrà in qualche modo delle implicazioni importanti. Tralasciando infatti la similarità di stemma, ci sono altre cose che potrebbero connettere il metalupo al drago corvo, di Irony, il che avvalora la teoria secondo cui Bloodraven stesso ha mandato i fratelli Stark i metalupi. «Deve essersi allontanato dagli altri», disse Jon. «O allontanato», disse il loro padre, guardando il sesto cucciolo. La sua pelliccia era bianca, mentre quella del resto della cucciolata era grigia. I suoi occhi erano rossi come il sangue dell'uomo che era morto quella mattina. Bran pensò fosse curioso che solo quel cucciolo avesse aperto gli occhi mentre il resto era ancora cieco. «Un albino», disse Theon Greyjoy, con ironia. «Questo morirà ancora prima degli altri». Jon Snow diede al protetto del padre un lungo sguardo agghiacciante. «Penso proprio di no, Greyjoy», disse. «Questo appartiene a me». La cosa interessante è perché il lupo sembra rappresentare alcune caratteristiche di Bloodraven, ma al contempo anche di Jon. Inoltre ha gli occhi già aperti, a differenza degli altri lupi, il che è decisamente curioso. Non è l'unico passaggio. Occhi rossi, realizzò Jon, ma non come quelli di Melisandre. Aveva gli occhi di albero diga. Occhi rossi, bocca rossa, pelliccia bianca. Sangue e ossa, come un albero diga. Appartiene ai vecchi dei, questo qui. E solo il suo di tutti i metalupi era bianco. Sei cuccioli che avevano trovato nella passata neve estiva, lui e Rob. Cinque erano grigi e neri e marroni, per i cinque Stark, e uno bianco, bianco come la neve. Da notare che nel passaggio questo Snow è maiuscolo. Di nuovo però Bloodraven non è collegato solo a Bran Stark e Jon Snow. C'è un'altra persona, forse molto più terrificante di loro. Euron Greyjoy. Cercherò di farla il più breve possibile, anche perché la cosa verrà, neanche a dirlo, approfondita nell'episodio dedicato a Euron quando verrà fatto. «Quando ero un bambino ho sognato di poter volare», annunciò. «Ma quando mi svegliai non potei». O così disse il maestro. «Ma se avesse mentito?» Come già detto, il modo in cui Euron racconta di aver sognato di volare è incredibilmente simile a ciò che abbiamo assistito con Bran. Manca semplicemente il dettaglio del corvo che gli dice effettivamente di poterlo fare. Ma la cosa può essere interpretata come semplice omissione. Pur Quentin è senza dubbio uno dei più grandi esponenti dell'idea che Euron fosse stato un precedente discepolo di Bloodraven, e la cosa non è poi così strana da pensare, anzi, è molto molto probabile. Oltre a ciò, si aggiungono numerosi elementi che Euron potrebbe in qualche modo aver preso da Bloodraven. A cominciare dal suo soprannome, Crow's Eye, Occhio di Corvo, e il suo personale Coat of Arms, una corona sorretta da due corvi che si posa su un occhio rosso.
La cosa simboleggia Bloodraven che apre il terzo occhio nel giovane Euron. Quindi, la cosa suggerisce che Euron sia almeno uno skin changer, e in quanto tale è stato considerato da Bloodraven un possibile candidato per succedergli come Greenseer. Tuttavia, in Brand Ready Dance with Dragons ci viene detto una cosa molto importante. Solo un uomo su mille nasce uno skin changer, Lord Brynden disse un giorno, dopo che Bran imparò a volare. E solo uno skin changer in mille può essere un Greenseer. Quindi, l'essere skin changer non significa in automatico essere un Greenseer, anzi. Certo, è una prerogativa, ma non sempre si adatti. Solo uno su mille skin changer può essere un Greenseer. L'idea è che uno skin changer abbia comunque un certo tipo di potenziale, altrimenti Bloodraven non si sarebbe preoccupato troppo di Euron, ma appunto ad una certa evidentemente questi si è rivelato una vena marcia. La cosa ha quindi portato Brynden a scartarlo, e neanche a dirlo la cosa ha conseguenze. Con il suo terzo occhio che si chiude, Euron diventa un avidissimo consumatore di Shade of the Evening, tanto da far diventare le sue labbra di colore blu. Solo questo gli permette di tenerlo aperto, e solo temporaneamente. Esistono però prove che Euron sia effettivamente uno skin changer per validare il fatto che Euron sia stato ad un certo punto della sua vita apprendista di Bloodraven? Pur Quentin crede di sì, e tale prova era Dusky Woman. Questa sarebbe sostanzialmente il suo guscio, un modo per Euron di controllare e continuare ad avere influenza sul fratello anche a distanza. Sì, la cosa dei risvolti parecchio inquietanti, ma ne parleremo un altro giorno. La reazione della donna alla vista di Mokorro, il fatto che abbia soffiato come un gatto, è perché effettivamente Mokorro rappresenta una minaccia alla sua influenza su Victarion. Ti ho visto nelle mie fiamme, Victarion Greyjoy. Vieni attraverso le fiamme austero e feroce, la tua grande ascia gocciolante di sangue, cieco i tentacoli che ti afferrano al polso e al collo e alla caviglia, le corde nere che ti fanno ballare. Mokorro gli sta dicendo senza se senza ma che c'è qualcuno di cui inconsapevolmente è il burattino. E considerando che usa il termine tentacles, tentacoli, c'è solo una persona che viene in mente, suo fratello appunto. E Mokorro l'ha già scoperto, da qui il timore, se così lo si può chiamare, di Euron. Victarion, in modo molto incosciente, si fida della Dusky Woman e le dice di tutto e di più, il che equivale a dire che sta dicendo tutto a Euron. Se Mokorro in qualche modo finisce per rompere questo legame, è probabile che il nostro Kraken finisca per trovarsi in non poca difficoltà. Da qui anche la terribile idea che Euron tagliasse la lingua al suo equipaggio o altri proprio per entrare in loro tramite skin changing, anche per evitare che questi potessero dire del suo singolare modo di cambiare pelle, ecco. La Dusky Woman quindi non sarebbe eccezione. Il come è descritta, in fondo, con riferimento a silenzi e sorrisi, si può benissimo associare a Euron, a cominciare dalla Silence, la sua nave, e molti riferimenti a sorrisi decisamente inquietanti. I suoi occhi, poi, uno che viene chiamato Smiling Eye, dice qualcosa, ecco. Ora, Bran può pericolosamente andare in quella direzione. Si può al momento solo speculare sul perché Bloodraven abbia rinnegato Euron, ma se crediamo a questa idea del suo skin changing in altre persone, si capisce, ecco, tutto dei limiti. Cosa fa Bran? La stessa cosa, perché entra in Hodor. La cosa ha ovviamente delle conseguenze, ed è proprio tramite questa cosa che potremmo apprendere di più sul rapporto fra Euron e Bloodraven. Brynden dovrà mostrare a Bran cosa è successo al suo ultimo apprendista, e gli errori da Bloodraven stesso commessi che hanno contribuito a rendere Euron quello che è, che non intende ripetere con il nuovo discepolo. Euron ci viene presentato come enorme minaccia dei due principali rappresentanti di ghiaccio e fuoco, Bran e Daenerys. La cosa quindi può solo far paura. In A Song of Ice and Fire, noi lettori facciamo finalmente conoscenza del corvo con tre occhi quando Bran e la sua allegra compagnia arrivano alla caverna. La sua location non è ben specificata nelle cronache, ma The Lands of Ice and Fire, la collezione di mappe di Planetos, la piazza nella vasta Haunted Forest, ad est del Feast of the First Men.
Il suo ingresso è una fessura in una collina boscosa, fra alcuni alberi diga. Un altro modo per entrare è tramite una dolina tre leghe a nord. Sotto la collina si apre un silenzioso e vasto sistema di caverne. Ci sono numerose ossa, anche di diverse specie di creature, alcuni deposti in cavità di pietre nei muri, mentre altri appesi al soffitto. I suoi tunnel sono pieni di radici di alberi diga. Una camera della caverna è grande tanto quanto la grande sala Winterfell, altre sono piene di ossa e condotti che sprofondano nella terra. Le radici erano ovunque, torcendosi attraverso la terra e la pietra, chiudendo alcuni passaggi e reggendo i tetti di altri. Tutto il colore è sparito, realizzò Bran all'improvviso. Il mondo era terra nera e legno bianco. L'albero diga Winterfell aveva radici spesse come le gambe di un gigante, ma queste erano ancora più spesse. E Bran non ne aveva mai viste così tante. Ci deve essere un intero boschetto di alberi diga che cresce sopra di noi. La strada scende ripidamente verso una grande caverna che si apre su un abisso nero, con un fiume che scorre veloce a circa 600 piedi più giù. Vicino ad un ponte naturale che passa attraverso l'abisso siede, su un trono di radici di alberi diga, il corvo con tre occhi, l'ultimo Grinsir. Né il sole, né la luna, né le stelle riescono a raggiungere il sistema di caverne. È un pozzo senza colore, nero e bianco. Chi ci vive si nutre di funghi o di ciechi pesci bianchi che nuotano nel fiume e frutta secca. Non ci vive solo Bloodraven, ci vivono numerosi corvi e circa 60 figli della foresta, alcuni dei quali nella stessa posizione di Brinden, negli alberi. A Bran sembrano morti, ma vedi i loro occhi seguire la luce delle torce e uno di loro prova a parlare, quindi tali non devono essere. Ci sono anche delle capre per il latte. La caverna, inoltre, è protetta in modo tale che i non morti non possano entrare. E qui, finalmente, dopo un lungo viaggio, Bran e Brinden si incontrano faccia a faccia. Per quanto effettivamente la vista non sia delle migliori. Davanti a Bran infatti c'è un pallido lord scheletrico, con i vestiti lacerati. La sua pelle bianca, eccezion fatta per una macchia su collo e guancia. Ha capelli bianchi fini e sottili, così lunghi da poter sfiorare il suolo. Le radici non sono solo intorno a lui, ma anche dentro di lui. Una radice si immerge nella sua carne alla coscia e riemerge sulla spalla. Delle foglie rosse spuntano dal suo cranio e funghi grigi sulla sua fronte, con poca pelle sul viso. Dall'orbita vuota nel suo occhio cresce una radice bianca che si immerge nel suo collo. Ecco, anche senza dirci che il nome datogli dalla madre quando è nato è Brinden, noi lettori veniamo a conoscenza del fatto che il corvo con tre occhi è Bloodraven, immediatamente. Viene subito messo in chiaro, in qualche modo, che nonostante la sua poca forza che gli rimane venga dall'albero, con il quale è sostanzialmente diventato un tutt'uno, gli rimane poco tempo. Insomma, c'è un motivo preciso per cui Bran è lì, deve prendere il suo posto, essere il suo erede. Per lui il tempo sta per scadere. Fino a quel momento ha resistito proprio per aspettare la sua venuta. L'albero, il suo trono di radici, lo tiene in vita. Così come lo fa con i figli della foresta che Bran incontra nel suo cammino. In qualche modo, la rete di alberi diga preserva la mente, mentre il corpo muore, e forse anche questo viene assorbito dall'albero. Ciò che è interessante però è che nonostante la presenza di queste creature di fatto ancora vive, Bloodraven viene definito proprio dai figli della foresta come l'ultimo Grinsir. La cosa può avere determinate implicazioni. Possono esistere più Grinsir contemporaneamente? E se no, come la cosa sembra suggerire, come funziona la cosa? In fondo abbiamo parlato fino ad ora del fatto che il compito di Bran è esattamente quello di succedergli. Non sappiamo bene come sono le specifiche, sappiamo però cosa cercare in un Grinsir. Quelli che chiami figli della foresta hanno occhi dorati come il sole. Ma una volta ogni tanto ne nasce uno fra loro con occhi rossi come il sangue o verdi come il muschio su un albero nel cuore della foresta. Attraverso questi segni gli dèi marcano coloro che hanno scelto per ricevere il dono. I prescelti non sono robusti e i loro veloci anni sulla terra sono pochi,
perché ogni canzone deve avere il suo equilibrio, ma una volta all'interno del legno resistono a lungo. Mille occhi, centinaia di pelli, saggezza profonda come le radici di alberi antichi. Greensears. Di fatto, Bloodraven presenta tutti questi criteri. In generale, ha vissuto a lungo per un uomo di quell'epoca. Nato infatti nel 175 e scomparso nel 252, che comunque rispetto ai figli della foresta sono ovviamente molto pochi, vivendo poi, come ci è spiegato, oltre la sua aspettativa di vita mortale, proprio perché è dentro l'albero. Si può dire che anche Bran presenta le caratteristiche. Tranne una, gli occhi. Bran ha infatti gli occhi azzurri. La cosa, neanche a dirlo, ha fatto nascere un mare di teorie. C'è chi è convinto che tali occhi, più simili a quelli degli estranei, siano pericolosi. Altri che cambieranno colore. C'è una teoria secondo cui in fondo nemmeno il colore degli occhi di Jojen è quello vero. Quel verde infatti è troppo innaturale. Al momento però una risposta con abbastanza riferimenti a sostegno non c'è. Ciò che è chiaro è che i suoi poteri sono al momento limitati. Glielo dice Bloodraven stesso. Così come gli dice che con il tempo imparerà ad andare oltre. Deve, appunto, solo insegnargli. La tua vista non sarà limitata alla tua foresta degli dèi. I cantori intagliavano occhi nei loro alberi riga per svegliarli, e questi sono i primi occhi che un nuovo Greensear impara ad usare. Ma con il tempo vedrebbe inoltre gli alberi stessi. Il potenziale è quindi infinito, e le conoscenze di un Greensear su tutto quello che succede ed è successo in quel mondo pure. Ora, Bloodraven dice un'altra cosa interessante a Bran, quando gli sta per dare quella strana pasta bianca con venature rosse di cui parliamo fra pochissimo. Non è quella a renderlo un Greensear, è il suo sangue a renderlo tale. Quindi, fra i vari ingredienti per far spuntare fuori un Greensear, andando a guardare il lignaggio di Bran, in tutta probabilità serve il sangue dei primi uomini. E la cosa ha senso, considerando che Bloodraven è appunto metà Blackwood. Certo, la cosa può avere altre interpretazioni. Qualcosa che ha a che vedere con Bran in quanto tale senza necessariamente avere il legame con i primi uomini, ma al momento, fino a spiegazioni più approfondite, rimango di questa idea. Serve avere questo sangue per essere un Greensear. Ma parlando di quella strana pasta, cosa sta davvero succedendo in quella caverna? È molto popolare l'idea della Jojen Paste. Egg ci ha fatto due video che potete trovare su questo canale e nello stesso periodo ci ho fatto un thread su Twitter. Primo esperimento di coordinazione fra me e lui per quanto riguarda argomenti trattati. Secondo tale teoria, la pasta che viene fatta mangiare a Bran è proprio Jojen Reed, che ha il dono della Greensight, in modo che Bran possa sbloccare e raggiungere il massimo potenziale dei suoi poteri. Numerosi indizi sembrano puntare alla cosa e la teoria piace a molti. Ma molti altri la ritengono assurda, scioccante, anche crudele considerando che il Cragnogman sembra ben consapevole del suo destino. Fra idee varie ed eventuali c'è una teoria di Fat e Sleech che però mette tutto sotto un'altra interessante luce. La lettura è lunga e interessantissima con numerosi riferimenti, ci sono anche vari excursus su diversi personaggi basandosi anche su un'altra teoria che qui non copro. Vi lascio il link in descrizione, in caso vogliate leggerla tutta. La base è semplice. Quella che sta mangiando Bran non è effettivamente una semplice pasta di albero diga fra linfa e legno e foglie e altro. C'è davvero dentro qualcuno, ma quel qualcuno non è Jojen Reed, è Bloodraven stesso. La cosa sarebbe per accelerare il processo con cui Bran dovrebbe diventare il suo successore, il nuovo Greensear. Infatti, come viene detto quando si incontrano, the hour is late. È tardi e gli estranei sono incredibilmente vicini. Può darsi che questo escamotage sia stato creato anche per la mancanza del gap di 5 anni, che senza dubbio avrebbe aiutato. Abbastanza o meno non c'è dato saperlo. Bloodraven, come già detto, è molto anziano e ha superato la sua aspettativa di vita mortale.
Qualcun altro deve prendere il suo posto per la guerra che verrà. Lui non ce la farà. E può darsi che nell'entry della lunga notte in The World of Ice and Fire ci sia stato fatto un piccolo foreshadowing della cosa. Durante gli inverni più duri, è costume per i più anziani e infermi fra gli uomini del nord di dire di andare a cacciare, consapevoli che non sarebbero mai tornati e quindi lasciando un po' più di cibo a coloro con più probabilità di sopravvivenza. Senza dubbio, questa pratica era comune durante la lunga notte. E la cosa non ci viene detta solo qui, ma anche in A Feast for Crows, nel secondo capitolo di Arya. Ricordavo una storia che aveva sentito dalla vecchia Nan, su come a volte durante un lungo inverno gli uomini che avevano vissuto oltre i loro anni annunciavano che stavano andando a caccia, e le loro figlie piangevano e i loro figli giravano la faccia verso il fuoco, poteva sentir dire la vecchia Nan. Ma nessuno li fermava o chiedeva che selvaggine intendessero cacciare, con le nevi così profonde e il vento freddo che ululava. La cosa quindi può essere applicata anche qui. In fondo, Bloodraven non è infallibile. Nessuno lo è in questo universo. La sua ora sta arrivando e c'è qualcun altro che ha molte più chance di lui. Un modo veloce per aiutare il suo erede quando c'è poco tempo è fare in modo che qualcosa lo aiuti a risvegliare i suoi poteri, che lo sposi agli alberi in un matrimonio verde, per dirla alla George R. R. Martin. E serve il sangue di qualcuno dotato di questi poteri. L'unica persona da cui poter ottenere questa pasta all'interno della caverna è proprio lui, l'ultimo Greensear, sacrificandosi come gli uomini del nord per permettere alla prossima generazione di sopravvivere. Ora, può essere semplicemente una pasta fatta di alberodiga? Non è esattamente strano da pensare, ma George stesso ci dice che Bloodraven è sostanzialmente metà albero. Si tratta sì di un sacrificio forse estremo, parliamo di cannibalismo e sacrificio di sangue e personale, ma siamo in una situazione disperata e si deve fare ciò che è necessario. Quindi la domanda è, se la pasta è Bloodraven, dove diamine è Jojen? L'abbiamo lasciato esplorare la caverna e nessuno l'ha visto più. In più, sembra proprio che la sua ora, come quella di Bloodraven, sia vicina. Lo si vede molto indebolito, oltre che sempre più triste. Ha ben chiaro quando deve morire e probabilmente anche in quale circostanza. Ha sempre avuto chiaro quale fosse il suo compito e sa anche che l'ha portato a termine. È dato a pochi di bere da quella fontana verde quando ancora in carne mortale, per ascoltare i sussurri delle foglie e vedere come vedono gli alberi, come vedono gli dèi, disse Jojen. La maggior parte non è così fortunata. Gli dèi mi hanno dato solo sogni verdi. Il mio compito era quello di portarti qui. La mia parte in questo è finita. Il contesto non è esattamente pertinente al suo destino. È una risposta a ciò che Bran dice a proposito del fatto che forse sia lui che i fratelli Reed possono diventare Greensear. Ma appunto non è questo il loro destino. E ciò che dice Jojen, messo anche in rapporto a tutto quello che dice in generale, ha un altro tipo di risvolto. Jojen morirà in quella caverna. Come abbiamo detto, per quanto protetta, questa ha due entrate e forse ad un certo punto gli estranei troveranno il modo di poter entrare lì, il che porterà chi può effettivamente muoversi a lasciare la caverna o a combattere per quel che si può. Considerando l'insistenza di Jojen a parlare del giorno in cui morirà, la cosa non può esattamente accadere fuori dalle pagine. Può darsi che sia una delle ultime cose che noi lettori vedremo prima di abbandonare la caverna per sempre. Jojen morirà non per mano di Bloodraven, ma per mano degli estranei, in un sacrificio per il bene superiore. «Vuole andare a casa», disse Mira Bran. «Non proverà nemmeno a combattere il proprio destino. Dice che i sogni verdi non mentono». «È coraggioso», disse Bran. «L'unica volta che un uomo può essere coraggioso è quando è spaventato», gli disse una volta suo padre, tempo fa. Il giorno in cui avevano trovato i cuccioli di Metalupo nella neve estiva. Si ricordava ancora. Tornando però a Bloodraven. E siamo a conclusione di questo episodio, finalmente. Se siete stati abbastanza coraggiosi e siete arrivati fino a questo punto, vi faccio un applauso e mi inchino a voi. Comunque.
Avevo già parlato della teoria di Defected 66 su Reddit, che vede il nostro caro Brynden Rivers come il o un passore del destino. La cosa si basa sul presupposto che Bloodraven ha orchestrato numerose cose che sono successe o che stanno succedendo in A Song of Ice and Fire. Quindi fino a che punto va la sua influenza? Si presuppone che abbia connesso con le sue abilità fin da bambino. Come abbiamo visto, i suoi due discepoli, uno letteralmente un bambino e l'altro parla di un sogno fatto quando era piccolo. Senza dubbio, finisce per apprendere una cosa o due, anche legata ad un aspetto fondamentale per la minaccia che incombe su Westeros. Azor Ahai, il principe che fu promesso. Quindi, secondo il Redditor, Bloodraven si è assicurato il perpetuarsi di una determinata dinastia Targaryen e che questa scenda al trono in modo appunto da ottenere questo eroe, virgolette d'obbligo, e fare in modo che l'umanità prevalga sull'oscurità. La cosa va avanti da ben prima che lui fosse incatenato ad un albero. Pensiamo infatti ai Blackfyre, la più grande minaccia alla dinastia Targaryen fino alla ribellione di Robert. Come sappiamo, Bloodraven combatte per il Drago Rosso e dalla prima ribellione fa sempre in modo che, quando un pretendente emerge, questa minaccia venga battuta il più in fretta possibile. Sarebbe adatto a Lord Bloodraven se i loro nomi fossero tutti dimenticati, quindi ci ha proibito di cantarli. Ma io ricordo Rob Rein, Gareth il Grigio, Ser Aubrey Ambrose, Lord Gormon Peak, Byron Flowers il Nero, Red Tusk, Fireball, Bittersteel. Vi chiedo, c'è mai stata una compagnia così nobile, un tale disegno di eroe? Sospirò. Era una cosa più vicina di quanto vorrebbero farvi credere, in questi giorni. Non fosse stato per Bloodraven. Eustace Osgray non è certo l'unico che identifica Bloodraven come il male del mondo. Ma qui ci dà un pezzo di informazione fondamentale. Bloodraven ha impedito di cantare di tutte queste persone che il nostro leone a scacchi definisce eroi. Forse per lui, tutti i nomi relativi ai Blackfyre e ai suoi sostenitori fanno bene ad essere dimenticati, di propria sponte o con un piccolo aiuto da parte sua. Dal racconto di Osgray sulla battaglia del Red Grass Field, meraviglioso da leggere, ci sono numerosi elementi che si possono esaminare, a cominciare dal fatto che proprio Brynden, allora appena 21enne ma già con la sua guardia personale e grande influenza, ha giocato un ruolo decisivo, ruolo che ha aiutato a garantire la vittoria del Drago Rosso. Daemon smontò per vedere che il suo nemico caduto non fosse stato calpestato e ordinò a Red Tusk di portarlo dai maestri nella retroguardia. E quello fu il suo errore mortale, perché i Ravensteath avevano guadagnato il Weeping Ridge e Bloodhaven vide lo standardo reale del suo fratellastro 300 metri più in là e Daemon e i suoi figli sotto di esso. Uccise Aegon per primo, il più grande dei fratelli, perché sapeva che Daemon non avrebbe mai lasciato il ragazzo mentre il calore indugiava nel suo corpo, anche se le frecce bianche cadevano come pioggia. Né lo fece, anche se 7 frecce lo trafissero, spinte tanto dalla stregoneria quanto dall'arco di Bloodraven. Quando arriverà la serie sulle ribellioni Blackfyre, parleremo di questo personaggio ancor più in profondità. Al momento ci basta sapere però che questo è ciò che è successo. E la sera prima, come sappiamo, Quentin Ball, Fireball, è stato misteriosamente ucciso da una freccia, scoccata da non si sa chi. Un Ravensteath, Bloodraven, non si sa, sono loro che si sospetta però. La cosa, così come la morte tattica di Aegon, in modo da poter uccidere il pretendente, sono quindi state calcolate egregiamente. Strategia militare, sì, ma, dice la teoria, anche qualcosa di più. È l'assicurarsi che il Drago Nero non prenda il trono. E la cosa continua. Quando diventa primo cavaliere, il suo sguardo è fisso ad est, verso Essos, fatto che lo fa diventare ancora più impopolare a Westeros, venendo accusato di non voler occuparsi dei problemi del regno. Chi gli dà l'incarico di primo cavaliere è Aerys I, studioso quanto il padre d'Aeron, anzi, di più, perché non sembra mostrare il minimo interesse per nessun altro se non vecchie pergamene e profezie impolverate, e la cosa non passa certo inosservata. Che Aerys sapesse una cosa o due, letta proprio in quei vecchi tomi, che collaborasse con Bloodraven, assicurandosi quindi di non avere alcun figlio dalla sua regina, in modo da poter far sì che la sua dinastia non andasse avanti?
Certo, Iris poteva essere asessuale, ma la cosa non sembra essere una coincidenza. Intanto, mentre la costa est di Westeros è devastata da Dagon Greyjoy, Blood Raven siede al principio della seconda ribellione Blackfyre, imprigionando Daemon II in modo da impedire a Bittersteel di incoronare il fratello minore. Blocca quindi la possibilità di avere un nuovo pretendente. Si deduce così che Daemon muoia entro il 219, allo scoppio della terza ribellione Blackfyre, dove riesce a catturare il fratellastro, e insiste in ogni modo possibile di tagliare sostanzialmente la testa al toro. Porre fine alle ribellioni lì una volta per tutti, uccidendo il suo effettivo ideatore. Ma Aerys preferisce mandarlo alla barriera, e Bittersteel fugge di nuovo. In quegli anni il principe Rhaegal muore, e il figlio Aelor pure, e dopo un brevissimo periodo di Aelora come erede muore anch'essa, il che rende Maekar erede al trono. E poi re alla morte di Aerys I. Ora, Maekar e Bloodraven non sono mai andati d'accordo, anzi, eppure il nuovo re mantiene il suo ufficio da primo cavaliere. Siamo quindi sulla strada giusta, almeno finché Maekar non muore, perché da Essos Aenys Blackfyre chiede di poter partecipare al Great Council da lui chiamato per far fronte al problema di successione creatosi. E anche qui Brynden non esita ad agire e porre fine alla minaccia Blackfyre. Garantisce la cosa, ma appena Aenys arriva lo fa uccidere. Viene proclamato re il quarto figlio di Maekar, Aegg, o Rhaegon V, decisamente un candidato improbabile in quanto quarto figlio di un quarto figlio, ora con la corona sulla testa. L'ha fatto apposta, considerando che la prima cosa che fa è farlo arrestare, in modo da poter andare alla barriera? C'è chi scommette di sì, compreso chi scrive la teoria. Ed effettivamente la cosa ha senso. Che andasse da volontario così di punto in bianco sarebbe stato decisamente strano. Al contempo mostra al regno che Aegon è capace di essere un re forte e risoluto, non facendosi troppi problemi ad arrestare anche un familiare per un grave fatto compiuto. Alla barriera con lui va anche Master Aemon, e la cosa è effettivamente interessante. Molto intelligente e saggio, anche lui con i sogni di drago, si può solo immaginare cosa avrebbero potuto discutere i due. E tornando alla dinastia che avrebbe portato al principe che fu promesso, che era su un trono sicuro, beh, è proprio Master Aemon che ha una particolare corrispondenza con il principe Rhaegar, colui che è ossessionato proprio dalla profezia del principe che fu promesso. Aemon e Brynden hanno avuto dall'arrivo alla barriera alla scomparsa di Bloodraven ben 19 anni per parlare di ciò che sarebbe arrivato. Sono molti ad avere l'impressione che Master Aemon sapesse una cosa o due in fondo e avesse magari scritto qualcosa a Rhaegar in alcune lettere nella loro fitta corrispondenza. Ora arriva la parte un po' più tinfoil. Erede al trono di Aegon V è suo figlio maggiore Duncan, che di punto in bianco si innamora e sposa una commoner, Jenny. Aegon le prova tutte, ma non riesce a far annullare il matrimonio, tanto da costringere il figlio a scegliere o il trono o Jenny, e per Duncan non è effettivamente una scelta. Il nuovo erede diventa quindi suo fratello minore, il principe Jaehaerys. Ora, Jenny diventa comunque amata a corte, venendo anche chiamata Lady Jenny. Bella, strana e decisamente misteriosa, a corte con lei arriva una strega dei boschi, se così la possiamo chiamare, il fantasma di cuore alto. Ed è proprio lei che dà a Jaehaerys l'ultimo pezzo di profezia. Dalla linea dei suoi due figli, Aerys e Rella, nascerà il principe che fu promesso. E cosa fa Jaehaerys? Nonostante le obiezioni dello stesso re, fa sposare i due figli. Ora, il fantasma di cuore alto ha un aspetto decisamente curioso. È infatti anche lei albina. E anche lei viene dalle terre dei fiumi. Possiamo speculare quanto si vuole sulla sua possibile relazione con Bloodraven stesso, il punto è che può darsi che abbia consciamente portato Duncan e Jenny l'uno verso l'altra, in modo che il principe rinunciasse al trono. C'è poi la tragedia di Summerall, dove nasce il primo figlio di Aerys e Rella, Rhaegar. Anche lui molto simile alle persone citate sopra, studioso e avido lettore, tanto che fino all'età di 12 anni non tocca spada. Cambia idea appunto solo quando viene detto legge qualcosa fra le sue pergamene.
Oltre a questo, è probabile che abbia sognato, ma anche solo nel leggere la cosa è valida, perché queste vecchie pergamene profezie impolverate ritornano. E con chi corrisponde, come già detto? Appunto, Master Aemon, che sicuramente sa una cosa o due su Bloodraven e il suo scopo. E lo fanno proprio sull'argomento del principe che fu promesso. E poi, riassumendo la serie di sfortunati eventi che porta alla disfatta della casata, Rhaegar e Lyanna hanno Jon Snow, con cui Bloodraven non si fa particolari problemi a comunicare, anche se in modo tutto suo. Re, gracchiò il corvo. L'uccello volò attraverso il solaio per atterrare sulla spalla di Mormont. Re, disse di nuovo, dondolandosi avanti e indietro. Gli piace quella parola, disse Jon, sorridendo. Una parola facile da dire, una parola facile da farsi piacere. Re, disse di nuovo il corvo. Penso che voglia che voi abbiate una corona, milord. Il regno ha già tre re, e sono due in più per i miei gusti. Mormont accarezzò il corvo sotto il suo becco con un dito, ma per tutto il tempo i suoi occhi non lasciarono mai Jon Snow. Un corvetto curioso, senza dubbio. Qui si va un po' di interpretazione. C'è chi vede i suoi occhi come Jor Mormont, chi invece come quelli del corvo. Il corvo è molto probabile che sia connesso a Bloodraven in un modo o nell'altro, come abbiamo già detto. Ma può darsi, avanza il Redditor come ipotesi, che anche Gior sappia una cosa o due. E qui la domanda, quindi. Fino a che estensione sa? Il corvo poi passa da Mormont a Jon quando questi diventa Lord Comandante. E in A Dance with Dragons non si limita a pronunciare solo la parola che tanto gli piace. Si alzò e si vestì nell'oscurità, mentre il corvo di Mormont mormorava attraverso la stanza. «Mais», disse l'uccello, «e re, e Snow, Jon Snow, Jon Snow». Quello era strano. L'uccello non aveva mai detto il suo nome completo prima, al meglio in cui Jon poteva ricordare. Se prendiamo per buono che Jon è Azor Ahai, la cosa ha un forte valore simbolico. Bloodraven ha visto, è arrivato fino a lui, si è battuto per questo e ora deve prepararlo per essere il suo campione. Come il sogno mandatogli nello stesso capitolo narrato sopra sembra testimoniare. Tuttavia, tralasciando il concetto di eroe tradizionale che probabilmente verrà sovvertito, possiamo dire che Jon non può fare questa cosa da solo. Gli serve qualcuno, gli serve Bran, l'erede di Bloodraven, il nuovo Greenseer. Ma potrebbe servirgli anche qualcun altro. Ancora più Tinfoil di prima, forse. Se c'è un pastore del destino a Westeros, forse ce n'è uno ad Essos. Teoria molto popolare è che Qyte sia in realtà Shira Sistar, proprio lei l'amante di Bloodraven. E la cosa ha senso se si pensa che Bloodraven ha tutto sotto controllo, su per giù, ad ovest, mentre Qyte barra Shira tutto sotto controllo ad est. Perché proprio lei è legata a quella che sembra essere un altro pezzo fondamentale per la Lunga Notte, Daenerys Targaryen. Shira potrebbe aver trovato il modo di preservarsi in qualche maniera. Da tenere presente infatti che viene detto della madre Serenei che fosse molto più vecchia del re, ma che si preservasse tramite la magia, la stessa che viene detto pratichi anche Shira. In qualche modo, si può dire, anche Qyte sta guidando Daenerys, poi. Per andare a nord devi viaggiare a sud, per raggiungere l'ovest devi guardare ad est, per andare avanti devi andare indietro e per toccare la luce devi passare al di sotto delle ombre. Se hai qualche avvertimento per me, parla chiaramente. Cosa vuoi da me, Qyte? La luce della luna brillò negli occhi della donna. Mostrarti la strada. Qyte vuole mostrare a Daenerys la strada ed effettivamente quella mostra. Per andare a nord, per far fronte alla minaccia in arrivo, deve andare a sud, per assicurarsi che il Blackfyre che abbiamo ora a disposizione non finisca per controllare Westeros. Per raggiungere, appunto, Westeros, deve andare ad est,
più ad est la baia degli schiavisti, per radunare le forze necessarie per far fronte a questo nemico. Per andare avanti, devi andare indietro, in tutta probabilità a Vestrotrak, dove diventerà lo stallone che monta il mondo, riunendo tutti i Khalasar. L'ultimo pezzo è decisamente più ambiguo da interpretare, anche quando stiamo parlando di Tinfoil in questo modo. Secondo il Redditor, c'entra in qualche modo Melisandre, specie se si considera vera, come fa lui, l'idea che sia effettivamente la figlia di Bloodraven e Shira Sister. Senza dubbio, però, è un bel Tinfoil. E direi che abbiamo speculato abbastanza ed è bene chiuderla qui. Di nuovo, se siete arrivati fino a questo punto, non posso far altro che applaudire. Siete stati coraggiosissimi. Spero che il mio blatterare non vi abbia troppo stancato. Come detto all'inizio, un giorno vedremo le teorie sull'altra faccia della medaglia, quella che vede Bloodraven in combutta con gli estranei, per quanto io personalmente non ci creda. Al momento però è bene fermarci e non parlare più di questo personaggio su questo canale per un po', altrimenti non riuscirete più a sentire il suo nome in giro. Vi ho davvero stufato abbastanza. Non so perché rido, dovrebbe operare, però vabbè. Grazie per aver seguito questo episodio, davvero di cuore. Un ringraziamento speciale va a tutti i nostri patrons, in particolare i nostri maestri, Davide, Lady Fornelli, Fedina, Kekule, Whitewolf73. È grazie a voi che continuiamo a fare ciò che facciamo, cercando sempre di migliorarci con tecnologie e molto altro ancora, per continuare a rendere migliore l'esperienza sul canale. Sperando di starci riuscendo, un pochino. Se volete anche voi unirvi a Patreon, il link è in descrizione, siamo simpatici, giuro. Oltre a tutti i contenuti sul canale troverete anche molti altri contenuti esclusivi. E ovviamente se volete seguirci sui social, dove noi rimaniamo sempre disponibili, quei link sono nel Linktree in descrizione. Il prossimo episodio sarà l'ultimo del 2021. E giuro, parleremo di cose più tranquille, dopo questo episodio ho bisogno di una pausa anche io. Detto ciò, grazie per aver seguito l'episodio, ci vediamo al prossimo. Valar Dohaeris.